Chissà come sarà il parco del daino bianco. Oh, non lo so. Ci saranno moltissimi daini bianchi, suppongo. Erba, ruscelli, roba del genere. Deve essere bello. Mi auguro di arrivarci. Stavolta sono d'accordo io. Ah, mi pare che ci sarà un'interruzione. Su, più veloci che potete. Niente panico, non c'è traffico in arrivo. Io non ho nessun panico. Coraggio, Ricci, più presto, più presto. Sbrigatevi. Coraggio, ce la farete tutti, amici. Siamo in salvo. Sì, Talpa, ma che ne sarà dei poveri Ricci? Avanti, caro. Sarà meglio affrettarsi. Va bene, non t'agitare. Sto arrivando. Il problema è che quando le macchine si muoveranno, io vorrò fermarmi. Avanti, caro. Non posso. Ti prego. Non arrotolarti, eh? Ti prego. Puoi fare qualunque cosa, cara. Non arrotolarti. Oh no! Lei non ha voluto lasciarlo. Che è successo? Perché si sono fermati? Purtroppo è sopravvenuto l'istinto. E l'istinto può essere molto forte, amici. Io lo so bene. Deve aver trovato Vipera. Tutti gli altri sono stati trasportati o hanno attraversato la strada. O forse ci hanno lasciato la pelle come i ricci. Anch'io gli occhi per vedere. Quegli incoscienti dei ricci si sono arrotolati e sono morti. Io non ho nessuna intenzione di suicidarmi. Allora, Vipera, lascia che ti porti io. Non si farà trasportare da nessuno. E comunque non da gufo e neppure da gheppio. Volpina ha ragione. Vipera è troppo orgogliosa. Tu ci puoi aiutare, Fischietto. Un'azione di sorpresa, eh? Vediamo cosa posso fare. Rifletti, Vipera, sull'antica saggezza contenuta nella frase: perdere una volta la propria dignità è meglio che perdere la propria vita. Ma non perderò nessuna delle due se rimango qui, il che è esattamente quello che penso di fare, pomposo batuffolo di penne. Ah! Nessuno può costringermi a fare qualcosa contro la mia volontà. Mettimi giù subito! Ottima mossa, Fischietto. Non vedo proprio cosa ci sia da ridere. Lassù, nel cielo con Fischietto. Sembravi proprio una grossa larva che si divincolava. Io una larva? Perlomeno sei in salvo. Il che certo non si può dire per quei poveri ricci. Sì, gufo. Ed è colpa mia. Perché? Che cosa potevi fare? Non avevano nessuna possibilità. Pensa a quello che gli sarebbe successo se fossero rimasti a Bosco Natio. Almeno ci hanno provato. Sono d'accordo anch'io. Pensiamo piuttosto che tutti gli altri sono riusciti ad attraversare.